con tutti i colleghi e soprattutto con la nuova generazione dei colleghi siciliani, soprattutto quelli che fanno questo mestiere e magari lo fanno a 3 euro a pezzo quando gli danno 3 euro a pezzo. Purtroppo non ha avuto e non avrà le stesse chance di mobilità verticale, intesa anche come geografia, di potersi cimentare in altri territori, giocare dai campi di promozione ed eccellenza ai campi di serie A del giornalismo italiano, ma che è una classe di giornalisti veramente di grandissimo livello. Nella motivazione si faceva cenno ai metodi subdoli. Raccontare oggi questa terra paradossalmente sembrerebbe più semplice. Noi abbiamo i social, abbiamo i dati open source, possiamo accedere molto più facilmente, molto più velocemente alle informazioni, chi non gradisce un certo tipo di racconto ha degli strumenti ancora più complicati e ancora più difficili da controbattere, perché non ti arriva più la pallottola dentro la busta, ma ti arriva la lettera formato A4 nel foglietto patinato con lo studio and partners, e più and partners ci sono in una querela o in una proposta di conciliazione per un pezzo che è scritto, e più devi aver paura, e più devi avere le spalle coperte da direttori e editori che credono nel tuo lavoro. E non è facile, questo non è facile a maggior ragione per i tanti freelance che ogni querela si devono pagare pure l'avvocato. Per questo mi piace condividerlo con loro. E vi rubo 30 secondi per una cosa personale. Io molti anni fa, più di 20, fui premiato non per un lavoro scolastico, ma vinsi la borsa francese come tesi di laurea sul giornalismo siciliano. Quella borsa mi diede la possibilità di avere il primo contratto in redazione, perché a quell'epoca si potevano fare 3 anni in redazione, 3 mesi in redazione, e da quel momento praticamente non mi sono più alzato dal mio posto in redazione. E quella premiazione, che era proprio in questo periodo, coincideva con il matrimonio del mio storico amico di infanzia, che mi aveva scelto come testimone. Quindi io, che già ero dotato di un'altra dose di narcisismo, provai in tutti i modi a essere presente alla cerimonia, boicottando il matrimonio. Provai anche a convincere il prete a cambiare la data del matrimonio del mio amico. Non ci riuscii, e ci fu una persona che non c'è più, e che mio padre, che proprio ieri, e questo è un altro segno, sono 5 anni che non c'è più, mi disse: guarda, vai a fare il testimone al tuo migliore amico, tanto il francese lo vinci quello di giusto. È una cosa, una protezione esagerata. Ogni tanto, anche le cose folli succedono. Non possiamo anche dire. Grazie. Sì, però io vorrei rivedere un messaggio, perché è molto complicato dire. Convincersi, a fare questo mestiere per i ragazzi sempre, però abbiamo qua i ragazzi, un segnale per cui se si ha passione comunque questa idea la si vince, sì, assolutamente sì, perché poi loro sono bravissimi. Io la multimedialità, la facilità, io vedevo le immagini, la qualità del, di quel montaggio del video che ho detto è da premio Oscar, ma alcune volte la brillantezza, l'efficacia di alcune cose che vedo sui social, che sono demonizzati per quando si fa un uso sbagliato, ma comunque strumento utile per queste generazioni. Ci sono degli strumenti che vanno utilizzati e che loro sanno utilizzare bene. E poi vi dico una cosa, non lo so quale sarà lo strumento con cui si dovrà continuare a raccontare, probabilmente non più la carta,
probabilmente, non lo so, sarà il rotolo di carta igienica digitale che tu mentre sei in bagno, non lo so, però ci sarà sempre bisogno di qualcuno che racconti, e che racconti bene, e che racconti senza filtro quello che succede in questa terra meravigliosa e maledetta.